Ma salve, eccoci. Oh, ci siamo finalmente. Oh, finalmente dopo una grande assenza. Ben 3 giorni, sono tanti, eh. Avevo deciso di portare un nuovo gioco. Ho portato, come si chiama? Outer Worlds, ma non è proprio streamabilissimo. E quindi niente, continuiamo con Pokémon e Deus Ex mi sa che siamo quasi arrivati alla fine, dovrò trovare un degno sostituto. Devo decidere un po' di cose, anche perché The Outer Worlds comunque lo gioco su Xbox e se gioco da Xbox non posso usare l'avatar, è un po' un casinaccio. Bene, il microfono c'è, sono live, andiamo. Vamos, allora. Eccolo. Come al solito io non mi metto mai il gioco a schermo intero sul monitor principale. Quindi non lo vedo. Oh, adesso lo vedo. Dunque, io ho sistemato un po' l'avatar perché ho visto che nelle live ogni tanto va per i cazzi suoi, tipo quando ho il caricamento delle lezioni, come tra poco vedremo. Mi si chiudono gli occhi dell'avatar, forse perché si abbassa la luminosità dello schermo e non si vede niente. E quindi la cam non mi capta e chiudo gli occhi. Però dovrei aver sistemato. Dopo mi divertirò a guardare come si chiama? Non mi ricordo come si chiama. Vabbè, Impast. Guardo che bellezza e compierà il mio avatar. Vabbè. Comunque. Buonasera, Rex. Quale lezione vuoi seguire ancora? Come vuoi? Ah, ma le ho finite? Devo cambiare il titolo. Dannazione. Vabbè. Allora, cambiamo il titolo. Non so se riesco a farlo da qua. Allora, facciamo così. Facciamo così. Allora, lezioni terminate. No, per ora. Facciamo così. Per ora. Punto. Il viaggio. Scritto maiuscolo. Il viaggio riparte o ricomincia? Il viaggio riparte. Il viaggio riparte. Oh, sì, dai, va bene. Fine. Bene, bene, bene. Allora. Usciamo da quest'incubo. Dannazione con tutta la fatica che ho fatto a diplomarmi. Guarda te se devo andare a scuola di Pokémon. Comunque c'era schermo nero e a quanto pare l'avatar funziona bene. Allora, tanto lo so che non è così. E io ero qua. No, qua. Il grande trionfo. Che dite? Facciamo doppietta di palestre? Io vorrei andare anche qua. Vediamo dove ci porta il destino. Sì. Vorrei spostare il microfono davanti alla TV per giocare da lì, però ho sempre il problema dell'avatar. Ho tirato un pugno al computer. Ah, aiuto, che paura. Mi deve resistere ancora un po'. Dove sono le maledette monetine qua? Dov'è la monetina? Ti sento, eh. Qua che ti sento, eh. Sei di qua. Eccola qua. Dunque. Chissà se mi ricordo come si gioca. Oh, ma guarda, qua posso salire. Ma c'è un tizio. Posso salire sul tetto? Dai.
Che ritrovamento. Ma dai, solo due. Mi meritavo molto di più. Cavolo, non sono riuscito a riprendere. Aiuto. No, qui no, qui no. C'è un allenatore, ma forse questo l'ho sfidato. Sì. Menta, menta. No, niente mente. Oh, c'è un ponte. Andiamo al ponte. Ma com'è bello illuminato. Questo sì che si chiama servizio pubblico. Cosa sono quei cosini? Sneasel? No. Aspetta, aspetta. Strumentino. Pietragelo. Vabbè. Per Neveria. Di qua? Andiamo a Neveria. Andiamo a Neveria, dai. Stiamo al freschino. Ma quella che ho addosso è la tuta invernale, la divisa invernale. A me non sembra proprio. Non mi sento... non mi sento molto riparato dalla dotazione scolare. Ma che bello, ma c'ha tutte le candeline. Certo che ci vuole una pazienza venire qua a cambiarle tutti i giorni. Belle, belle. Belle, belle. Bravi. Io seguo le indicazioni, eh. Tanto possiamo fidarci, non siamo in Italia. No! Come hai usato? La pagherai cara. Te. Ah, che bellino lo squalettino. Qua è pieno, eh. Ma siamo già arrivati? Scusami, siamo già a Neveria. Ma come siamo già a Neveria? Ma dai! Ma no! Cosa vogliono sti qua? Via! Ah! Che cos'è? Che cos'è? Undum... ghiaccio? Può essere ghiaccio? Lo affrontiamo? Ma sì, ma no, ma sì. Cambio Pokémon. Facciamolo qualche raid, va. Primeape, vai. Pensaci te. Ma perché mi fa come se avessi sbagliato qualcosa? Mi fa venire lo sclero. Tipo come se avessi cercato di usare un oggetto sbagliato. Babam. Accesso negato. Babam. Hai sbagliato la password. Babam. Sono pazzo. Vediamo se è ghiaccio. Ah no. È psico. Sì, interessante. Cazzo, ce l'ha messa in saccoccia, eh? E niente, poco efficace addirittura. Come poco efficace? Al massimo è normale. Garanzia super efficace. Ma perché? Top, pugno furibondo! Massacrato. Oh, non mi scottare, eh. Bella, bella, non vedo l'ora che si evolva. Si può dire? Sì. C'ho i dubbi ogni tanto. Grande, ha fatto tutto Gianfranco. Catturamelo, catturamelo. Ah, usiamo le sfere economiche. Ma come sono stiloso, eh? Elegante ma ganzo. Cling.
Sì, ma io vorrei dei raid di livello boh, 4. Qualcosa di un po' più... Oh. Poi mi dà sempre ste cara... No, oh, almeno mi ha dato una M. O forse due. Due M. Ah, 3 M. Credo. Non si capisce niente questo almeno. No, 2 M. Vabbè, vabbè, non ci lamentiamo. O fly. Mi scappa una starnuta. Vai, vai al box. Ah, mi mancava anche, ma che bellezza. A proposito, abbiamo sbloccato qualche nuova paginetta? No, ho sbagliato. Che confondo i tasti con l'Xbox. Non si potrebbero mettere d'accordo quelli lì? Allora, scusa, Pokédex, sì. Dove sono i premi? Come cavolo si vedevano? Ah, valutazione, sì, vabbè. Ah, ma no. No, non voglio scambiare niente. Voglio... Ah, oh, eccoli qua. No! Oh, come un volume! Ah. Cavolo, due palestre di fila. Io non so se il mio cuore regge, Non ce la faccio. Ma che bello tutte le candeline. Ho capito, spettro. C'è troppa atmosfera spettro. Però che musichetta gioiosa. Ah, là c'è la palestra. Allora, innanzitutto, una bella curetta. Eh sì, è spettro, mi sa, eh. C'è proprio l'iconcina. C'è un signore che fa stretching con una bomba snow. Yeah. Thank you. Allora, parliamo col signore. Mi sembra di averlo già visto sto tizio. Che cacchio è l'allenamento pro? Bro, cos'è l'allenamento pro? Dimmelo. Dimmi, questo... certo, sì, ma non ce l'ha al 50. Come tappi? No, vuole i tappi. Uno deve bere la birra per allenare i Pokémon, non lo so io. Volo! Anonimanto. Strumento da dare un Pokémon ma... Cioè, ma se non mi fai leggere... Dai, fammi leggere. Ma è possibile che quando ci sono gli strumenti non me li fa leggere? Le cazzate me le fa leggere. Me le tiene lì... due ore. Allora, dov'è? Eccolo qua. Strumento da dare a un Pokémon. Manto con cappuccio che nasconde chi lo indossa, proteggendolo dagli effetti aggiuntivi delle mosse subite. Ma... vabbè, ma tutta roba ganzissima. Cioè, io questa roba la trovavo a caso. Bene. Bello. Mi fa molto piacere questa cosa. Io speravo fossero solo cose che si trovavano grazie, che ne so, al tizio. Cosa sembra molto una specie di sauna invece del ristorante del cavolo. Vediamo se è roba buona. Ah no, queste sono le cose costose che non hanno le immaginette, perché come sappiamo le immaginette sul menu sono da poveracci. Permesso? Ah, guarda che bellezza. Che gioia. Cavolo, quasi quasi mo i soldi io me li spendo. Mi spendo un patrimonio qua, ragazzi. Spendo tutto. Ce le hanno tutte, ce le hanno. Allora, vediamo chi è più disastrato. No. Allora, guardiamo un po'.
Vediamo, Frigibax, tu cosa sei? Io voglio capire cosa sei. Attacco, mi sembri fisico, eh? Mi sembri leggermente fisico, però termoscambio cosa fa? Impedisce al Pokémon di venire scottato e aumenta il suo attacco se subisce una mossa di tipo fuoco. Vabbè, ma è illegale anche lui. Va bene, bravissimo. Poi, lui... io ho lui un bustino nell'attacco speciale, magari... A parte che lui va benissimo, è perfetto. Qua sorge il dubbio. Tipo lui, cavolo, un bel boost in attacco non glielo toglie nessuno. Vai. Allora, lui sicuramente menta... Non mi ricordo come si chiama. Va bene, quella lì è... Mi ricordo la statistica. Box. Allora, poi anche la menta modesta, che la voglio dare a Belly. Tauros, poverino. Che lui è super sfigato. Proprio brutto. La cosa peggiore che poteva capitargli è questa natura qua. Non so neanche che natura sia, quieta. Cioè, diminuisce la velocità e aumenta l'attacco speciale. Ancora un po'. Cioè, poverino, ma ci credo che non rende. Porello. Poverello il torello. Allora, poi... Allora, Glimmora mi sembrava messo abbastanza bene. Sì, beh, diciamo che non ne ha proprio bisogno. Non so chi sia questo qui. Chi è? Toscruel. Aspetta, ma questo qua è quello... con la cosa ghiaccio? Mi sa di sì. Poi vediamo un po' chi c'è. Clothsire. Vabbè, va bene. Te chi sei? Non ti vedo. Ah, vabbè, chi se ne frega. Lui ci sta. Non mi interessi. No, aspetta. C'era lui. C'erano questi qua, allora. Bramblast. Ghast. È fighissimo, va benissimo così. Sì, ci può stare. Questo non so chi sia. Lui è perfetto. Potrebbe andare meglio. D'accordo. Diciamo che vanno tutti abbastanza bene. Gli unici sfigati sono... Tauros, Belly e Primeape. Tauros non saprei se dargli velocità invece che attacco. Quanto attacco ha? Cavolo, già è forte. Ma giusto per variare, non so. Non lo so. Vabbè, vediamo quello che abbiamo in tasca. Anche Skellerige. No, però lui aspetta. Lui ho fatto le coccole, mi sembra. Quindi adesso... è cittone. Non voglio. Borsa. Vai. Stiamo qui a cincischiare. Dove sono? Allora, menta vivace. No. Ok, menta modesta. Direi usa. Su... Sì, dai. Sì. Perfetto. Poi... Compriamo. Vabbè. Compra, allora... Allora, mi sa menta allegra per Tauros. Cavolo, però non lo so. Sì, dai. È che non ho nessuno di veramente veloce.
Sì. Yes. Attenti al dosaggio. Cos'è che mi ha detto? Non te preoccupes. Poi Modesta. No, l'ho appena usata. Audace. No, non me le ricordo. Decisa. Ah, non me la ricordavo questa. Decisa, yes. Perfetto. Poi per Cosino gli do, vabbè, gli do qualcosa che diminuisce l'attacco piuttosto che la difesa, così sembra meno imbroglione. Allora diminuisce l'attacco, aumenta più velocemente la velocità. No, 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 contrario. Dov'era, dov'era? Questo. Timido. Ma timido mi sembra un po' uno spreco, però. No, ma dai, facciamo modesto anche lui. No, ma diventa illegale. No, no, dai, facciamo timido. Sì, no, diventa troppo forte. Poi gliela risistemo alla fine. O no? No, senti. Facciamo modesta. E via. Sì, 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 sì. Tanto poi per il competitivo, se mai lo farò. No, basta. Per il competitivo gliela faccio comunque modesta, quindi tanto vale risparmiare invece che fare mille cambi. Dunque, allora, borsa. Allora, menta decisa. Abbiamo detto a Primeape. Perfetto. Questa ce l'avevo già. Menta allegra per Tauros e menta modesta per il nostro Skeledirge. Yes. Vediamo i cambiamenti. Allora, beh, direi niente male. Ah, lui ce l'ha sfigata la natura. E la facciamo modesta anche lui. Sì, ma mi sembra di imbrogliare. Ma proprio tanto. Sì, però non mi sta giù, dai. Cos'è sta roba? Almeno posso andare in giro sottolivellato. Di scheletro è già diventato una bestia. Lui direi discreto. Vai, prendo un'altra menta modesta e concludiamo. Speso un patrimonio qua. Costa il doping, costa. Allora, borsa. Ecco. Posto. Basta, eh. Dunque, non sembra ci sia molto in questa... Cos'è che dice? Cos'è che dice? Sui Snorunt? Sì, vabbè. Beh, insomma, carinissimo. Vabbè che la bellezza è negli occhi di chi guarda, però. Allora, Pinco Pallino. Ma Pinco Pallino qua ci si può entrare, perché io non mi ricordo. Mi sembra che c'era un locale dove si poteva entrare e mi piacerebbe. Vediamo. Sì, perfetto. Sì, beh, tanto non c'è niente di che. Oh, ma è così grande? Ma che bello, Ischiu.
Ma che tenero. Ehi, ciao. Poverino. Ah, perché ti hanno fatto strambo? Niente, basta, finito qua. Vabbè, la sfera per terra ho capito che è palesemente per indicarti l'uscita, vabbè. Non si sa mai che ti perdi. In quattro texture. Che caro. Cavolo, l'inflazione, eh? Si abbatte su tutto. Vabbè, direi che ci buttiamo nella palestra. A questo punto c'è pure la bufera. Ma cos'è, una giostra? Ah, è la sorella di... la sorella della nostra prof di matematica. Ah, hai capito. Questa è l'arena. Vabbè, si era intuito. Bella però. Sembra un grandissimo monitor. Bambini che dicono... Il palco viola si illumina quando ci sono gli esami della palestra. È bellissimo. I concerti di Lima. Sei mai stato a un concerto di Lima? Ti fa tremare fino nell'anima. Fino nell'anima è bruttissimo da sentire, bambino. Torna a scuola. Ho sbagliato. Volevo salvare. Anch'io devo tornare a scuola. Bene. Si va. Sono motivato? Sì. Certo. Oh no. La sfidona. Grazie. Così pochi. Sono scarsissimi. Sapevo di averci visto giusto sul tuo conto. Ho sputato sullo schermo. Grazie. No, sono io che dovrei ringraziarti con la gr. Ah sì? Che ne dici di fare... Ah sì. Ah sì, che ne dici di fare un po' di riscaldamento prima di sfidare la palestra? Forza, andiamo fuori come l'altra volta. Vuoi botte? Rissa. Prima io, spallate. Ta-da! Che sorpresa, ma... Dove volevi lottare? Sul cucuzzolo della montagna? Un terreno di lotta interessante. Un'arena, vedi te. Sì. Esatto, starnutito. Aspettate che mi soffia anche il naso. Sì, mi sono preso un raffreddore con tutta questa neve e questi vestitini smilzi. Vabbè, ci sfidiamo. Dai, iniziamo. D'accordo. Una rotta fruttuosa per entrambi. Sì. Ma lei, maniche corte, ma sei fulminata? Psicopatica. Ah, che bellezza. Sì, con il Pokémon ghiaccio contro il Pokémon roccia, certo. Ah, anche il 42. Ma che bellezza. Ma tipo, lui mi one-shotterà? Frigibugs, tu hai uno strumento interessante? Oh, hai uno strumento interessante. Beh, io direi di dargli una chance. Tanto non mi farà... Ecco. Grande Frigibugs. Guarda come te le suono. No, come due? Vabbè, ci hai provato.
Cambiamo Pokémon, dai. No. Stai calmino, adesso faccio la mossa. Aia, ma che male. Stronzino. Da quando l'Icanroc è così forte? Tanto adesso lui è la lumaca. Ah, bello. Sì, è proprio quello che volevo, grazie. Ecco. Ti sta bene. Mi sono sbrodolato. Vabbè, noi andiamo avanti così. Però non saprei che mosse fargli. Gli faccio cometa. Comete. Scusate, che qua c'ho una roba sullo schermo. Mi dà un fastidio. Ecco. A me giocare con lo schermo macchiato non mi va. Ok. Comete. Vabbè, Marboliva, ma sei una pippa, però. Niente, cambiamo. Mettiamo Cetodle. Ah! Sì, ma quanto è forte sto coso? Oh no, adesso io ho solo Slavina. Oh no. No, è pure più veloce. Ma dai. No, povero Cetodle. Ma dai. Ma quanto è forte quel coso? Ma scusa, che livello è? Cioè, lo sto pure aiutando volontariamente, indirettamente. E quindi adesso cosa gli fa? È pure veloce. Vabbè, a parte che Arboliva è... No, aspetta, che ho appena usato Cetodle, vabbè. Sì. Chi se ne frega. Ti butto Skeledir, già adesso ti faccio vedere io. Ma che livello è sta palestra, scusate? Troppo forte lei. Oh, pianino, eh. Oh, ho capito che sono sottolivellato pure per questa palestra. Mannaggia. E mi busto anche alla facciazza tua. Cosa mi parla? Gran voce. Why? No, non la voglio gran voce. No, che? Pamot. Ma sì. Aia. Questa fa male, eh. Eh beh, pure col boost dell'abilità. Ah, Muscarada. Muscarada è veloce. Oh, Muscarada. Sì.
Beh, i brividi, mettiti un maglioncino. Hai Primeape? Guarda, tanto lo so che te la cristallizzi, io lo so già. Ti faccio zuffa. Vediamo quanto... Ma non mi dice quanto diventa. Ma che infamata. Vabbè. Oh no, adesso mi farà la mossa erba che toglie tantissimo. Non lo sento. Secondo me riusciamo a perderla. Oh no! No! Fermati! No! Che male! Aiaia! Resisti! Resisti! La madonna! E niente. Addio Terra Crystal. Ah, che bellezza. E quindi adesso che faccio? Butto belli. Tanto neanche belli me la regge. Vorrei paralizzarlo in realtà, se riesco. Ma tanto adesso mi one shotterà. No. Te la paralizzi? Dai. No. Niente. Ah, che pazienza. Niente, lui è inutile, lui anche, scheletreggia anche. Niente, Frigibax non resiste, non ce la farà mai. Non è possibile, dai. Però magari ce la fa. Proviamoci, crediamo in lui. Ma no, figurati col crit poi. Cosa? No, dai. No, solo due. Ma noi ci crediamo. Adesso lo curo. No, no, lui deve vincere. Lui è la nostra star. Lo so, è un po' cittosa. Però almeno su lui che è piccolino. Scusami, Gelolancia con Totoi 25. È possibile che siamo così sfortunati? Vai! Fagli vedere, Frigibax! Quanto è forte! Dai, me le fai 3 hit. Vabbè, ma allora sei un po' sfigatello, eh? Vabbè. Resiste per pochissimo. Ah, giusto, perché è anche il range di aiuto erba. Beh, vittoria, grande. Yes. Sono gasato. Beh dai, è il momento dell'evoluzione. Che livello è? 40?
Ma sì, va bene. Arctibax. Grazie. Bene, bene. Allora, diciamo che secondo me qualcuno necessita di un'evoluzione. Che dite? È il momento? È il momento. Sì, anche perché non ce la fa più, voglio dire. Qua l'asticella si è alzata abbastanza. Diventa tutto abbastanza impegnativo e quindi... abbiamo bisogno di un asso nella manica. Sembrava che stessi dicendo un asso nell'ano, però non, lì forse è meglio di no. Vai, doppia evoluzione. Yes. Mi dispiace un po', però... ma sì. Ma non mi hai fatto leggere. Ma santo cielo. Ma io volevo leggere. Ma perché? Che faticaccia. Oh. Sì. La descrizione. Si aggira per... certo che se poi non sai leggere. Baleno terra. Si aggira per le regioni più fredde, il suo corpo è protetto da poderosi muscoli e da uno spesso strato di grasso sottocutaneo. Vabbè, una balena bipede. Vediamo se ha cose interessanti da imparare almeno adesso, oltre che slavina. Vabbè, già lo scheggia qualcosa. Ma che schifo di moveset è? Imbarazzante. Quindi ce lo scheggia. Wow. Sì. Togliamo qualcosa, dai. Rimbalzo 85. Amnesia. Amnesia cosa ci può servire? Amnesia. Niente. Corpo scontro. Anche questo è niente. Vabbè dai, corpo scontro lo tolgo. Bene. E lasciamo tutto così. Sì. Scale Dirge, non so se è il caso di portarlo. A parte che ha un oggetto leggermente sbagliato. Tanto non gli serve quella roba lì. Cosa gli posso dare? Qualcosa di buono, no? Quella roba lì ho paura che si rompa e non voglio. Pietrastante non gli serve. Niente, solo cagate. niente, allora fatemi... nada. Beh, lo sostituisco, tanto inutile, è solo una vulnerabilità in più. E ci butto dentro. Sarebbe figo Tauros, però non serve a nulla Tauros qua. Farigir. Farigiraf. Una scelta. Oddio, anche Bramble sarebbe figo. Rabska no. Ma sì, dai. Vorrei usare anche Dashboom in realtà, perché poverino non lo uso da una vita. Dai. È il momento di spolverarlo un pochettino. Che ha fatto la muffetta. Allora. Lui però non gli posso dare niente. Beh, innanzitutto lo facciamo salire al 40 perché... se no davvero... ci tiriamo la zappa sui piedi. Allora...
Dove sono le caramelline qua? Eccole. Tanto S ne ho una valangata. Facciamo un... sì. Ah, non sono bastate. Altre 11, vai. 39. Oh, ma che sdoppiatore, ma lascia perdere. No. E gli diamo una M. Non è bastato. Vabbè, facciamo qualche S tipo 5. Ma ho sbagliato qualcosa, ho sbagliato i conti un po'. Ma questa barra fa un po' quello che vuole. Vabbè, comunque. Perfetto. E non abbiamo niente da dare a questo poveraccio. Un cannastro, no. Niente, dovrei comprare qualcosa in realtà per... Che mosse sa fare? Se ha una mossa a terra magari potrei dargli sabbia soffice. Sì, ha 84 d'attacco. Emblema compagno fidato. Ma quando? Quando è che l'ho preso? Che mosse c'hai? Carineria, morso, supplica, occhioni teneri. Ma mi sa proprio di suicidio. Oddio, che squadra, ragazzi. Io, ragazzi, la star dell'ultima palestra la porterei. Visto che è anche veloce. Mi sa che tolgo Arboliva. Sì. Che però in realtà non è andata neanche troppo male l'ultima lotta. È solo che è lenta. Troppo lenta. Vai, va bene così, con la vola spacca. Oh, ma che bello, hanno i draghetti spettro, ma che carini. Oh, ma guardali. Grazie. Sì. Sì, sono Rex. Sono famosissimo, dovresti riconoscermi. Per affrontare la capopalestra Lima dovrei superare l'esame della palestra, ma va... E l'esame della palestra di Neveria consiste nel fare da gruppo spalla alla capo palestra. Cosa vuol dire? Oh no, devo cantare? Oh no. Io odio, sono timido, introverso. No. Sono timido. Sono timido. Sì. Vabbè, andiamo avanti. In pratica il tuo incarico sarà lottare sul palco. Ah, allora se ne pronto. Dovrei metterci tutta l'anima per scaldare la platea prima della live della capo palestra. Ah, del live. Parla pure con l'MC. MC? Chi è l'MC? Chi è l'MC? Davanti all'arena per dare inizio all'esame della palestra. Buona fortuna. Chi è l'MC, signorina? Come parlate voi giovani? È il Master Coordinators? O il mio cane? Parla col mio cane. Vai verso il palco. Vabbè, non è molto lontano. È quello che mixa? Bella, zio. Io sta in cava. Lo sapevo. Io sta in campana, bro, t'avverto. Devi aprire tu il concerto. Io sono Mac Dramma, MC Dramma. T'accompagno sul palco. Il programma della serata prevede una lotta in doppio con due Pokémon. Doppia lotta, doppio dramma. Arroventa la gang, incendia il palco e provoca un disdegno. Quando avrai scaldato la platea. Ma si muove come cosa? Ma che con che faccia lo fa? Ma sembra che se la sta facendo addosso. Gli scappa la cacca, MC Dramma, eh? Quando avrai scaldato la platea, entrerà in scena la nostra capopale. E voilà, esame superato. Yo.
Appena salirai sul palco inizierà lo show. Tre lotte una dopo l'altra, niente pausa, niente soste. La sfida sarà dura, preparati con cura. Apriamo lo spettacolo e cominciamo l'esame? Se in te arde la fiamma, dai l'ok a MC Dramma. Ok. Yo. Grande, si balla allora. Sali pure sul palco. Grande, bro. Tu sì che ci stai dentro, bro. Yeah. Vabbè, basta, la smetto. Ma ci sono un sacco di tombe che assistono. Cioè, qua sono tutti proprio morti dentro. Ladies and gentlemen, signore e signori, ad aprire lo show di oggi sarà Rex con tre lotti in doppio di fila. Come tre? Non si era parlato di tre lotte, ma sei fuori. E il primo sfidante per il nostro Rex sarà... il bambino Ganzo. Ma com'è tutto gasato lui qua, a testa bassa. Il giovane prodigio che porta con sé il soffio del vento, Mickey Brezza. Siamo uno più uno, ma in una lotta in doppio quanto fa? Vediamo se lo sai. 50. Vai Mickey Brezza, vai. Mamma che ganzo sto bambino. Ma dai, ma sono due stronzini. Anche i miei non è che siano dei fenomeni. Comunque, vai. Chi è lo stronzetto dei due? Questo qua? Chi sarà più veloce dei miei? Non lo so, vabbè. Ciuppet, andiamo su Ciuppet. Aia! Scarica, becca tutti? Ma sì! Tanto è stratosto il nostro Artibax. Una bestia. Pse, pivello. Cavolo, lo sapevo, 50-50 ho proprio sbagliato. Cosa è successo? Cosa sta succedendo? Si sono gasati? Vabbè, che faccio? Colpo di fango? Bello ritmo, raga. Ma il bambino non ci sta dentro lui. Uno più uno fa due, giusto? Sì. Due calci nel sedere. Attenzione. Arriva gente seria? È sempre lui. Ma vai via, hai perso? Il pubblico di zombies. Il palco di Neveria vanta una tecnologia al top del top. Più il pubblico si scalda e più luci si accendono. Continua così, la gang andrà in delirio totale. Yeah. Ah, ma ancora te poco, un grande. Una musicista che o la ami o la odi. Miss Feta. Come il formaggio. Nella lotta debolezze e punti di forza sono note che risuonano in un meraviglioso accordo. Bella. Sì, ma alzate la musica qua. Attenzione, qua si fa tutto molto più serio. Allora, io direi che fra i due il più pericoloso... vabbè, tanto Hunter. Sì, però che palle. Io non posso usare... non posso usare niente. No, aspetta. No, però uccido bomba. No. No, allora facciamo una bella robina. Facciamo così. Facciamo sgranocchio di qua. E almeno uso colpo di fango di qua. Ottima, bella mossa. Complimenti, grazie. È un fenomeno, eh. Si vede che ha studiato. Brava. Cioè, mi ha tirato uno sberlone e poi una carezzina. No, ti sei fatto la bua. Come? Pure quella levita, ma no. Visto? Era tutto premeditato, tutto calcolato, eh. Era solo per dare un po' più di...
proprio di colpo di scena. Vabbè, Misdreavus, dai, chi la usa? Non la usa nessuno, Misdreavus. Vabbè, facciamo scarica, tanto non ci arriva. Oh, sei impuntato, ma è l'unica mossa che sa fare. Beh, potevi almeno usare destino obbligato. Mi sformaggia. Bravo, mi sformaggia. Siamo ancora dissonanti. Ha voglia. Oh, ma che bello. Meno 5 di ottrie. Grande Rex, la gang è incandescente. Le luci sono accecanti. Che storia, bro. Chi si aspettava che avresti dato fuoco al palco così? Ma ti resta ancora un ultimo sfidante da affrontare, e cioè te. Mac Drama, ovvero io. Vabbè, non mi guardare così incattivito, però. Guarda che mi incazzo, eh. Guarda che io sono cattivissimo, eh. Sono tutto un fuoco. Ciao. Oh, è arrivata la tisana. Perfetto, oh, che bello. Cosa c'è di meglio di una tisana bollente e ustionante per affrontare la bufera? Mi sono ustionato le dita. Che bello. Adesso perderò perché cliccherò cose a caso. Quindi, faccio il presentatore, ma sono allenatore e se c'è da lottare non mi faccio pregare. Yo. Vediamo, dai. Tu sei serio, io lo so. Quella faccia da fessacchiotto, sei serio. Dai, va bene, dai. Ci sta. Allora, quel Drift Blim lo butto giù insta. Cosa gli faccio? Gelo lancia? Ma sì, ma gli faccio un male cane con gelo lancia. Vai. E quell'altro coso lì faccio... Che gli faccio? Colpo di fango. Come autodistruzione? Ma bastardo. Ma non mi hai fatto niente. Anche lui ci sta dentro. Ma proprio registratissimo, eh. Proprio in botta. Vediamo se riesce a fare più di due colpi sto coso. Eh no, niente. È il suo limite, è arrivato. Eh sì, volevo proprio cambiare Pokémon. Ah, tutti vogliono Rex, tutti amano Rex. Vai Rex! Vabbè dai, non c'è storia. Ha finito pure i Pokémon, sto barbagianno. Beh. Vabbè, sono un po' deluso, MacDrama, sono un po' deluso, eh. Mi aspettavo un po' di più. Oh mamma, la lotta è finita in dramma. MacDrama, smamma. Vai dalla mamma. Yo. Sì, quando è che c'è la sfida, vera? Dai. Wow, che lotta stellare, che stile, che spettacolo. Grazie Rex, l'esame della palestra è superato, complimenti. Facciamogli un bel applauso, forza. Grazie, mua. Superato. Sì, vai. La sintonia con la platea è perfetta, da brividi, tutto è pronto per l'inizio del main show. Fatevi sentire gente, stiamo per arrivare al momento clou della serata. Ecco a voi lo spirito del ritmo. Come on! Massima stima per la grande Lima! Sì! No, adesso parte la musichetta stupida delle palestre e rovina l'atmosfera. Ma che ganza che è! Come silenzio.
Io, bella gente. Mica, ma è totalmente l'opposto, è l'antitesi di sua sorella. Sentiamo un po', cosa mi dite? Siete carichi a mille come la dinamite? Sì, siamo carichissimi. Liva, liva, liva. Grazie per l'assist, sei stato un asso, ma ora arrivo Lima e vedrai che spasso. Il principe di Bel Air dove lo mettiamo, eh? Onesta, bro, il Tosame della palestra è stato una gran roba, bravo. La gang è in delirio, non mi voglio perdere neanche una rima di Lima. Tu intanto torna all'entrata e comunica allo staff che hai superato l'esame, peace out. Vabbè, ho capito, ma che palle. Cosa che vuoi dirmi? Ah, tutta la stessa roba di prima. Cazzo, sono sprecati con i testi. Vabbè, ma io devo sprecare tutto il mio tempo speciale per... Cioè, mi ha fatto perdere il ritmo. Ah, questa qua è quella che ho bastonato un attimo fa? Sì. Il bambino che ho bastonato un attimo fa? Non c'è. Ma io voglio salire in ascensore. Ma che palle che non si possono visitare gli edifici. Rex, tu e la tua squadra ve la siete cavata alla grande, bro. Ah no, lei non parla così. Come gruppo spalla, yeah. Congratulazioni per aver superato l'esame della palestra. Sei ufficialmente ammesso alla lotta contro la nostra capopalestra. Vuoi sfidare la capopalestra Lima H allo spirito del ritmo? Sì, signorina. Bene, ti accompagno all'arena. Grazie, signorina. Ma adesso mi sono un po' tutto sgonfiato. Adesso no. Mi sono sgonfiato. Sono calato un po' il ritmo. Yo, 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 bella. Chi è? Yo, yo, yo. Orso Yogi. Dall'arena si sente qualcuno parlare in modo molto ritmato. Ah, c'è un altro sfidante. Oggi è il giorno, quel luogo e questo è l'ora. Io e il mio team ti manderemo alla malora. Grande. Apri bene quell'orecchio, capo palestra. Ste rime sono fresche, non è vecchia minestra. Grande, mi piace già lui. Boom, boom, cica, cica, boom, boom, cica, cica. Le tue rime sono fresche, allora stiamo freschi. Bro, puzzi di culo, ancora non sei nulla. Vuoi tenermi testa? Ma fatti una siesta. Il mio nome è Lima, io, e parlo in rima. Sono una cima, faccio male all'autostima. Ti manca l'esperienza, del rap non hai l'essenza. Impara la lezione con la mia dedizione, io con la mia benedizione, io mangio pure le parole, non potrei mai fare il rapper, cioè... Mi ha sconfitto, che disfatta, che disdetta, ma domani alle 3 avrò la mia vendetta. Ehi, dove vai? Chi ha parlato delle 3? Guarda che qui decido io e mica uno come te, ma poveri. Ah, ma hai rovinato tutto il vibe. Adesso è incazzatissima e si arrabbia con me. Io li metto le corde e gettano la spugna. Cerco gente forte che chi se rende in pugna. Ma fa tutte rime, io non me l'aspettavo. Yo, ma tu sei quello che mi ha fatto da gruppo spalla. Sei qui per una lotta di Pokémon o per una battaglia di rime? Io, forse è meglio una lotta di Pokémon. Niente rime per te, nemmeno una. Ok, non insisto, sarei inopportuna. Che scarpe però, importanti. Come? Ti sembra che io parli in modo strano? Si chiama rap, caro mio, rap. Uno stile di canto in rima che crea testi che colpiscono dritti nello spirito. Ecco Sablai che va veloce come un fulmine, ogni giorno in viaggio, di emozioni un turbine. Ad esempio, capito? Sì. Brava. Ma torniamo a noi. Ecco, forse è meglio. Mio caro sfidante, sì. Mostrami la tua anima e il tuo spirito accecante. Ah, ma non riesco a capire quando fa le rime. Ma puoi parlare normale ogni tanto. La mia corona è il rap e la lotta è il mio scettro. Una rima, in campo un Pokémon spettro. Vabbè, questa era un po' difficile. Tutti puntano al mio trono, ma nessuno fa centro. Ah, ma questa non era una rima. Io non so se fare ritmato o rimato o no. Il mio nome è Lima, H lo spirito del ritmo. Parte la storia, in ballo la vittoria, una lotta spettrale, uno scontro vitale. Tum, 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 tum. Oh. No, la musichetta scema, no. Ma anche tutto in doppio. Cazzo, ma saperlo cambiavo i Pokémon. Nella lotta in doppio con Lima non si scherza, cambiare di continuo è la mia vera forza. Yo, yo, yo. Oh no, ho un picchio micchio lì.
Porca miseria. Ma proprio picchiumicchio dovevi mettere, eh? Io odio picchiumicchio. Sì, ma questa musica con gli spernacchiamenti mi spiazza un po', cioè. Vabbè, avete capito. Te. Yo, bella, adesso vi faccio vedere. Ah, ma è tutto così. Ok. Bene. Cosa faccio? Faccio sgranocchio? Sgranocchio o gelolancia? Ma sì, facciamo un bel gelolancia. E poi faccio un bel colpo di fango su Banette. Ah, basta, questo sbigo attacco. Se l'altro mi fa carineria, ma è lentissimo. Mi fai 5 colpi? Dai. Vabbè, ha superato il 2, c'è un miracolo. Niente, lui va di là. Cioè, Artibax è... Davvero non riesce a buttarlo giù nessuno. È una bestia. Oh my god, Aunson. Io sono tosto, gente. Adesso vi faccio vedere io. Vabbè, ma... Sì, ma se mi boosti così, cioè, è troppo facile. C'era molto più forte la ragazzina. Facciamo così. Vabbè, non può essere questa la lotta. È tutto troppo facile, accidenti. Poi non mi ha fatto neanche carineria. Non ci sto, non ci sto dentro. Voglio una sfida epica. Capito? Dalla tua è la forza della gioventù, ma dovresti sudare per buttarmi giù. Va bene. Perché? Ah, interessante. Dite che resiste. Mamma mia, Artibax è una bestia. Secondo me resiste. Sì, sì, vado. Spacco tutto, cazzo. Butta giù tutti. Sono pure più veloce. Vi faccio vedere io. Grande, super protagonista. Cioè, a livello finale, quanto cavolo è forte. Sta in pista, arriva l'ultima hit della lista. Ode allo spettro, il suo stridulo falsetto. Bella. Oddio, ha evocato i mastin della guerra. Però non vale, eh. Oh, ma che carino. Le rime di Lima sono una vera bomba. Rimaniamo i morti. Rianimano i morti e vanno oltre l'oltretomba. Mi era difficile da dire, sono scioglilingua. Ragazzi, dopo una giornata di lavoro, cioè, sono anche un po' provato. Ma è buffissimo col il cristallo tutto storto. Ah, Dio. Vediamo quanto dura, eh. 3, 2, 1.
Wow, mi sono proprio impegnato tantissimo. Cioè, io ho dato caramelle, ho fatto i cambi, me la sono studiata. Niente, l'ho battuta con un Pokémon praticamente. A posto, diciamo che mi si ammoscia un po', ecco. Ogni bella storia al suo gran finale, avrò anche perso, ma non sto mica male. No, no, si vede. L'ha presa benissimo. Tra un po' le cade la dentiera. Ah, 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 ottimo lavoro, il tuo spirito si è fatto sentire forte e chiaro. Il mio spirito ha tremato e ti assicuro, ce ne vuole per farlo vacillare così. Ma non so, ma avvisami quando parli in rima. Eccoti la tua medaglia, te la sei sudata. Va bene, è giusto? È giusto perché se tu vieni pure a uno dei miei live, ti farò avere un posto d'onore. Magari non con i tombaroli. L'ho già visto il live nella foto. Con 7 medaglie delle palestre, Pokémon fino a livello 55 ti sembrano più facile da catturare, seguiranno le tue indicazioni. Io, dopo tutto questo rap, ora mi sento al top. Tieni, ti sei meritato pure questo. Grazie, palla ombra, non mi serviva. Arrivederci. Tornami a trovare, ho ancora tante strofe da farti sentire. Magari la prossima volta ci starebbe anche una battaglia di rime, ma no, magari le evitiamo, non so parlare io. Buona fortuna, che la tua avventura non sia mai una sventura. See ya, baby. Oh, babe. Forse è meglio babe. Baby it. No, magari no. Beh. Io ho vinto, bella, quella che parla malissimo. Oh, gnappole. Ti ricordi di me? So Capsi. Sì, quella che parla male. Ma ha detto un fletching che era in giro. Che era in giro de palestre de stanna proprio una crema. È difficilissimo. Capsi. Voi ancora non ve conoscete, ve? Ma perché l'han fatto che parla così? Sto gnappolo qua, è Rex. È così forte che con Pokémon si è guadagnato pure il rispetto della super capa. Oh, ma pensa un po'. Beh, secondo me anche i miei Pokémon sono forti. Chissà chi devo due piuttosto. Io sono al Super 4, quindi. Come una Super 4? Adesso assumono pure i neonati? E magari me no, eh? Io sono la Super 4, quindi sono io quella più brava. Che amore che sei! Non si direbbe, ma sta creaturina qua è veramente una dei Super 4. Proprio così! Spero di poterti mostrare presto i miei Pokémon. Ti aspetterò con impazienza la Lega Pokémon al culmine, insomma, il posto più alto in cui gli allenatori possono arrivare. Ciao! Oh, Mandocori! Dai, dacci dentro pure te, Peverina, eh? Che cazzo è Peverina? Ah, Averì, aspetta, beh, però, oh no? Ah, Verina si chiama la bambina, ok. Come posso frequentare il resto delle lezioni? Adesso devo cambiare ancora il titolo. Vabbè. Ma dai, non voglio tornare di nuovo a scuola. Ma le ho appena fatte! Dai, non posso tornare ogni volta a scuola, però. Scusate, c'è un oggetto là sopra, lo vedo. E salta. Wow, proprio canto campo elettrico. Ma non so parlare oggi, perché canto elettrico? A parte che potrebbe essere il nome ideale per una bella mossa. Niente monetina qua. Eppure mi sento così bravo. Va bene. Che cazzo succede? Vabbè. Almeno gli sviluppatori hanno previsto di fare cilecca.
D'accordo, allora opterei per un gran bel cambio. Quindi, vabbè, Artibax è stato fortissimo, quindi lo tengo in squadra. Poi vorrei usare un po' Arboliva, perché non l'ho mai usato. Primeape lo tengo, Dashboom a questo punto lo tengo. Voglio usare Tauros. E c'è Titan, non saprei neanche io se usarlo. Ma no, dai, butto Scheleridge, che poverino. Non riesco a usarlo. Perfetto, ecco qua. Magari ci curiamo. No, Bibibop, no. Voglio curare. Yes, grazie. Ah, la tisanina. Allora, vediamo un po'. Dove dovevo andare? Cosa sto... Perché ho aperto? No, perché ho aperto? Ho aperto sbagliato. No, la mappa. Allora, io sono arrivato da qua. Ah, adesso è volante. È già cambiato. Oh, cosa, si era Nepada? Questa è un'altra. Oh my god, ma è grandissima la montagna. Dove sta l'ultima metà? Ah, mi manca solo quella là. A posto, allora. Scusami. Quella lì era qui. Molto interessante. Qua c'è pure un tizio. C'è rimasto un po' di roba da fare. Dominante drago. Dove vado? Dove vado? Dove vado? Vado verso di qua. Potrebbe aver senso. E poi mi manca solo il Team Star. E poi ho finito. Una palestra e il Team Star. Osti, sono quasi triste. Niente, andiamo verso di qua. Yes. Un allenatore! Lo sapevo! Io ve l'avevo detto! Ve l'avevo detto che era capitato un incidente! Sempre così! Allora, scatenatoro, sì. Scatenatoro volante. Ma è diventato fortissimo. Sto Dudun Sparse qua mi ha lasciato molto interdetto. Cioè, perché è anche bello, è figo perché è grande, però... Non lo so, non mi convince. Non è brutto. Boh, non lo so, devo capire. Che strano che è. Oh, imparo una mossa. Ma come fascino. No. Lascia perdere fascino. No, voglio prenderlo già. Oh mamma, abbiamo rischiato. No, no, non voglio confronti con Pokémon selvatici. Cioè, solo quelli che non ho mai catturato.
Oggettino. Wow, una Mega Ball. Ma chi ti ha chiesto niente? Ma scusami, eh. Prepotente. Qua la montagna è di tutti. Wow, un Camerupt. Bello. E ora cosa gli faccio? Più calcio. Al 41 anche. Figo Camerupt. Bello, poi l'hanno rifatto... Ah. Ma povero Tavros. Oh, ma non gliene va dritta una, eh. Poi quanto è forte sto coso. Ma da quando Camerupt è così forte, eh? Te. Ma non gli ho fatto niente. Oh no. Quanto è forte sto coso. Oh. Bravo Primeape. Figo, figo, l'hanno rifatto bene con le texture e tutto quanto. Aia de denne. Ciao, metto Arboliva. Così uso un po' anche lei che è un po' scarsina. Oh, ma le busca sempre, eh. Vabbè che ha subito il crit, però... Mi tocca curare adesso. Ancora. Bello. Bene, bene. Finalmente qualcuno di serio. Oh. Bello, Veluza. Però ho visto le statistiche ed è una cacchetta. Infatti. Mi sei saltato addosso. Così, senza fare domande. Allora, curiamo il povero Tavros, lo sventurato Tavros. Ma poverino. Effettivamente, anch'io che non penso che potevo usare qualcosa di terra. Ah. Che allenatore. Quel centro Pokémon lì io non ce l'ho registrato come punto d'arrivo. Sì. Dove cavolo è? Ma dove siamo? Quello è sud-ovest? Sbagliato tasto. Ah no, è quello che dobbiamo raggiungere. Sì, sì, sì. Bene, bene, siamo giusti. Vai. Ah, interessante Froslass. Però aspetta, Froslass... No, ce l'ho, Froslass. Strumentino. Così c'è il cartello per Neveria, no? Ci siamo già stati, abbiamo fatto tutto. Signorina, vuole una mano con i Pokémon? Vedo che è leggermente circondata.
Ho trovato, mi sono decisamente persa. Ah, ok, vuole indicazioni. C'è un cartello a 2 metri. Bello, Tauro Sacqua. Vabbè, ma mi va proprio male. Ha tipo un bufalo, ma che carino che è. Cavoli, bello. Anche questo non è niente male. Bello, bello. Sì, ma adesso ci ammazza, quindi... Tauro Sacqua e io ci butto... Ci butto Dashboom. Cosa c'è? Dashboom, compagno fidato. Vabbè, un cane, giustamente. Ok. Oh, povero Tauros. Bello però, mi piace molto. Ma non è un Tauro. Ma... Vabbè, poverina, le è andata male lo stesso. Ottima idea. Vabbè, dai. Ce la caviamo bene al 36. Pure più veloci. Magari tentenna? No, non tentenna. Aha! Però ci triggera l'abilità. Grande. Adesso siamo invincibili. Oh, è arrivata la star. Ai 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 ai. Vabbè. Rendiamo tutto molto più interessante. Ma che bello, gli si illuminano le corna di blu. Bellissimo. Bello, voglio allenare anche Tauros Acqua. Fighissimo. Chi è? Che cazzo? Oh, ma cosa vuoi, piccione? Senti, non ci voglio perdere tempo. Te ne vai? Con quel Tauros fuoco è fighissimo, è molto più cazzuto. Hanno ripreso un po', come dire, lo stile di... come cavolo si chiama? L'orso... L'orso karateka. Non mi ricordo. Urshifu. Ah, che bello. Oh, ma sempre fortunatissimi comunque. Allora, provvediamo subito a un bel cambio. Vai, butto Artibax. Artibax qua è immortale. Record incredibile, 3 hit. No, solo uno, che delusione. Cosa mi impara? Cosa mi impara? Ma come c'è lo raggio? Ma no. Ma no, dai. Scusami, è fisico. Giusto? È fisico? Sei rimasto fisico? Io non ho più visto. Sei rimasto fisico, fammi vedere. No, non mi cambiare. Ok.
Sono tutti rossi. Purtroppo sì. Niente, mi sa che quello di... come cavolo si chiama? Di Isui non c'è. A me piaceva tantissimo. Uffa. Vabbè, andiamo al centro Pokémon. Magari c'è il tizio della Lega che ci regala qualcosa. Non c'è. Ci ha abbandonati. Ha finito i regali. Forse non si aspettava di trovare qualcuno che sconfiggesse tutta questa gente. Ah, c'è un'allenatrice lì, molto interessante. Però qua non c'è il signore. Io... ah, c'è un oggettino. Un oggettino, un oggettino mio. Non riesco a salire. Permesso. Che panorama! Sembra Minecraft. No, ma dai, ma scusa, ma non vedi che sto... mi sto godendo il panorama? Ma che rompicoglioni. Qua sto scivolando giù a valle. Fatica. Hola. Gran voce. No, ma perché? Mi dovete stressare. Adesso basta. Non volevo fare così. Fa niente. Infatti proprio con Tauros. Ma tanto ho scatenatoro. Pure. Ai 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 ai. Aia, cosa hai fatto? Io volevo solo godermi un po' il panorama. Che bello! Ma quindi tutta quest'acqua non è un mare, è un lago. Ah. Ma se io provo a fare una foto, vedo là in fondo bene? No, non è questa la foto. Che lento che è sto menu. Sì, non si vede niente, ok. Era tutto molto bellissimo, quindi l'italiano è morto e noi andiamo avanti. Dove vado? Vado giù di qua. Sono tentato a scivolare giù di qua. Però non so dove vado. E se è il caso di controllare la nostra bene amata mappina? Palla di neve, wow. Allora, vediamo un po'. Se vado giù di qua... Io vorrei andare a prendere sta roba, però. Vorrei sfidare... il dominante drago. Vado dal dominante. Però prima mi curo magari, eh. Ah, sto Artibax. Sa che diventa una bella bestia. Non vedo l'ora. Allora, lei è buon uomo. Visto che adesso ho 54 medaglie, me le vende le Ultra Ball? Alleluia, grazie. No, troppo gentile, davvero. No, no, non una. No, 10, io voglio gli omaggi. Perfetto. Adesso ne ho un bel po'. Curable non ci serve. Rete ball ce l'ho. Baseball non mi interessa. Questo ce l'ho. Sì, vabbè, tutte le altre sono caccate. Magari giusto qualche sub ball. Che ne ho un po' poche. Scurable. Anche questa qualcuna. Basta.
la Chic Ball. Quanto costa la Chic Ball? Perché costa così tanto? Vabbè. Basta, basta. Ho già speso troppo. Bene, bene. Direi che posso scendere da qua. Lei è forte, ma vediamo se millanta qualcosa o se davvero è forte. A cipigna, proprio un Pokémon volante. Ah, ci va male, ci va male. Niente, allora butto... Che cavolo, butto Dash Boom. Eh sì. Tutto qua. Che delusione. Cosa dice questo bellissimo cartello? La mano Nepada, una delle 10 meraviglie di Paldea. Ah, e sarebbe questa? Aspetta, aspetta che non la vedo bene. Ok, ah, pensavo in altezza si vedesse la mano, in verità è così. Ah, ok, bellissima. Vediamo cosa offre questa mano allora. Metronomo, vabbè, una cacata. Poi qua cosa c'è? Pietra gelo, ormai ne ho più di quelle che mi servono, vista innevata. Niente, basta. Stavo dimenticando di schiacciare B. Oddio. Ma è altissimo. Che ansia. Ma è pericolosissimo il mondo di Pokémon. Ho rischiato di morire, io rischio ancora. Che bello rischiare. Qua c'è un oggettino. Super pozione. Basta. Sicuramente là sopra c'è qualcosa, io sono sicuro, ma non posso raggiungerlo perché mi manca lo sfidante, cioè mi manca il dominante, quindi andiamo a prenderlo. Ma è tardissimo, ma cosa ho fatto in queste 2 ore? Niente. Niente di niente, vado. Ce la faccio a battere almeno quel coso lì? Ho perso un botto di... Ho perso tantissimi fotogrammi, chissà come mai. Infatti sto sbagliando strada. Devo andare giù di là. Accidenti. Oppure potrei fare tipo il giro. Scendere da... Dove sono? Potrei andare da tanti posti. Faccio il giro da qua, dai. Cos'è sto coso? Ah, non l'avevo capito. Non riesco a capire cosa mi segna la mappa. Cioè, mi segna un punto, ma non capisco che punto sia. Ci stavamo perdendo un allenatore. No, non sia mai. Ecco, c'è un altro. Ci
chissà quando ho perso tutti questi fotogrammi, ma... Klawitzer, sì, cambiamo, va, forse è meglio. Bellino lui. Energipalla. Guarda, grazie, come se avessi accettato. Arrivederci. C'era l'altro. Non ne ho. Effettivamente non ho neanche una mossa acciaio. Ma perché mi si chiudono gli occhi? Maledetta cam. Oh, un po' di fortuna ogni tanto. Poverino, è così carino. Non so se rischiare. Oh, dai. Povero Tauros. Primeape non va. Quindi no, buttiamo dentro. Ma sì, Artibax, dai. Continua a perdere frame, dannazione. Cosa succede? Starà mica nevicando. Che da problemi la linea va a problemi solo da problemi solo quando c'è vento, non so perché. Ah, preso al volo. C'è un altro allenatore. Dimmi, dimmi. Hai bisogno di dialogo? No, mi ha fregato. Che bello. Ma proprio quel coso lì. Ma senti, dai, tanto è basso di livello. Ti faccio doppio calcio. Aspettavo una mossa stupida, invece ha fatto una mossa intelligente.
Perché mi ha proposto di tornare su? Io non voglio tornare su, voglio andare avanti. Di qua dov'è che si va di bello? Ah, si torna a Mesturia. Ah, non voglio andare a Mesturia, però io voglio andare qui. Un altro bel terracristallo. Poi non fare il bullo, te con quel sasso. No, 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 scherzavo, fai quello che vuoi. Sprizza lampo. Oh, questo è interessante. Cos'è sto co? Ma cosa sono sti cosini? Oh mamma, ma è altissimo sto coso di livello. 51. E non so neanche cosa. Ah, tutto poco efficace. Bene. Se butto un Pokémon erba. Ma è molto carino, ma non so cosa. È strano. Aia. È morto? Si suicida? Che bello. Io voglio questo qua. Non capisco se è shiny. No, semplicemente è rosa. Vabbè, allora lo catturo con una bella Velox Ball. Tanto non funzionerà mai. Io ci provo. Ha funzionato! Che fortuna! Drago acqua. Ma cos'è sto coso? Pare che le differenze nei colori e nei motivi sul suo corpo siano il risultato di mutazioni avvenute per adeguarsi ai gusti delle prede che attira. Ah, forma adagiata. Scusa, quanto è forte? Per capire. Ma cazzo! È pure forte. Bello, interessante. Come si chiama Tatsugiri? Interessante come Pokémon drago. Chi è? Ma ce n'è anche uno arancione lì. Oddio, ma cosa vuole sto qua? No, voglio quello lì arancione. Vai via. Ah, giusto. Qua sono un po' alti di livello. Ma li voglio tutti adesso. No. Però sempre Tatsugiri. Ok. Vabbè, che dite? Io vi faccio un bel dragartigli. Aia. Ops. Che botta. Però sembra sempre acqua, quindi direi va bene.
Ci sono giallo, arancione, fucsia. Bello qua, ma sono grandissimi sti Pokémon. Ah, oddio. No, no, no. Aiuto, mi aiuti. Aspetta, prima il signore. No, prima la sfida o prima... No, povero Tauros. Vabbè, parliamo... no, sì. Lo strano Pokémon che ho visto al lago Gran Caldero mi ha ispirato un'idea culinaria. Prova a preparare questo panino. Ho dato il meglio di me in questa ricetta. Stile sushi. Panino sushi. Normalmente il sushi si prepara solo con il riso, cioè non va messo nel pane. Ma nella mia ricetta il combino sushi con il pane, così è doppiamente buono. Ma insomma, ho i miei dubbi. Averti incontrato al lago deve essere un segno del destino. Ti va di fermarti qui a prendere fiato? Ma sì, dai, è dall'inizio del gioco che non mi fermo con qualcuno. Ah, ma non facciamo picnic insieme, no. Così, ognuno per la sua strada. Va bene. Sì, sì. Io vedo la linea che va sempre giù. Direi che faccio l'ultimo allenatore e poi basta. Anzi, butto Primeape. Battiamo l'aziendalista qua. Sa perché ho problemi? Ah, dopo 3 giorni che non faccio live, la linea decide di rompere le palle. Bastardi. Che livello è? Aiuto. Bene. Ottimo. Non credo di essere all'altezza. No, speravo mi colpisse, non c'è cascato. Usti quanti punti. Bene, grazie per l'entusiasmante lotta. Io direi che posso anche fermarmi qua e decidere come morire nella prossima puntata. C'è un Dratini, ma che bello. Allora, Primeape le ha prese male, quindi metterei davanti Tauros, ma a sto punto sono un po' sottolivellato, non so neanche io cosa fare. Dove sono? Vediamo un po'. Proprio qua sull'isoletta. Ma sì, dai, ce la facciamo, io ci provo. Che avventura è se non si prova a fare epicità? Voglio fare epicità. Ciao Davi. Grazie. Sei arrivato proprio alla chiusura. Ma cos'è quella faccina strana? No, ma non lo batto stasera. No, no, no. Poi vedo che non so perché perdo fotogrammi, quindi viva così, evviva. No, no, non voglio perdermi la registrazione di questa epica battaglia dove il dominante mi massacrerà. E quindi niente, lo faccio la prossima volta. Non credo domani, magari dopodomani. Chissà. Ah, va bene. Vabbè, grazie.
E ci si becca prossimamente. Buonanotte. Ciao, ciao Davi. Buonanotte, grazie.